cosa dire se ha presentato Windows 8 o quello che sembra per il momento l'architettura base, diciamo l'architettura base di Windows 8, quanto ancora non ha una propria sua veste grafica, ma mantiene la veste grafica di Windows 7 proprio per non svelare la nuova interfaccia grafica. E molte volte, ma parecchie volte, diciamo che i vari, comunque vari presentatori oltre a Steve Ballmer e anche altri hanno sottolineato che questa è un'interfaccia provvisoria, ma non si sa questo, che se veramente si chiami Windows 8, perché parecchie volte hanno parlato di questa versione di Windows non come Windows 8 o Windows Next, ma bene un nuovo sistema operativo Microsoft, non hanno ben specificato il tutto, quindi si presume molte novità di cosa quanto ce ne aspettavamo, oltre all'introduzione dell'architettura ARM e comunque molte novità. Quindi non è stato presentato solo Windows 8, ma anche il nuovo Microsoft Surface 2 per Windows 7, mentre la precedente era naturalmente per Windows Vista. E diciamo, quindi ci si aspetta di molte novità, ci si aspetta in futuro anche molte novità da parte di TV, quindi Xbox, Kinect, e altre novità anche dalla parte mobile come Windows Phone 7 e a vari aggiornamenti come quello famoso che deve essere lasciato nel copia e incolla. Altre news riguardano, secondo quanto proprio poco tempo fa, proprio al CES 2011 si sia in qualche modo stato presentato un iPad 2. Adesso un attimo ragazzi, a noi iPad 2, quindi sembra sia presente in esposizione al CES 2011. Poi ci sono, ecco, altri rumors sono arrivati, eccoli proprio ora. Cos'è quello che ho visto in basso? Erano delle ventoline, ragazzi, erano delle ventoline. Allora, giorno dopo giorno decine di rumors e di immagini, no? La prossima generazione di iPad deve essere anche aumentata, meno niente, scusate ragazzi, erano solo delle foto, stavo leggendo la news, niente di purtroppo di rilevantissimo. Sono arrivate altre news, mannaggia voi, non si può stare tranquilli un secondo che io news su news, cioè ed è crashato, vabbè, una parte di spazio è andata in crash, va bene. Allora, tornando a noi, prima aspettando che ritorni online quella parte contenendo tutte le immagini, bene. Ah ragazzi, SMS Power finalmente è tornata disponibile ed è disponibile per sull'App Store, non è specificato quale, quindi penso su ambedue, perché sapete ragazzi, è stato rilasciato in Mac App Store, penso voi sappiate, no? C'è bisogno che io ve lo debba in qualche modo, diciamo, ecco, dire. Ok, se tu lasciate il Mac App Store, bene, veramente una cosa buona. E stanno girando dei PC molto, no, strani, molto ispirati, diciamo così, all'iPad, per quanto al CES, cioè sono dei PC che sia tastiera che monitor sul touchscreen, che è possibile utilizzare tutti e due come monitor quando non si usa, magari se non si scrive tramite Word o programmi di editing di testo o di videoscrittura. Bene. E
un'altra news ufficiale. Skype ha acquisito Quick. Lo sta per acquistare, scusate, ho toppato. Altra news ufficiale, ragazzi. Skype sta per acquistare Quick. Non vi sapete in arrivo. Non si sa per il momento. Si sa che ci si aspetterà comunque molto con l'acquisizione di Quick. Con l'arrivo del Mac App Store sembra che solamente poi ci rimetta. In un certo senso, perché a quanto pare la suite iLife, che di solito costa 49 il package classico completo, ogni applicazione singola costa bensì 11,99. Quindi facciamo un po' i conteggi. Cioè 11,99 per 3, 35,97. Risparmio ce n'è. Ma stessa cosa succede anche con la suite di Pages e suite. Stessa cosa succede con la suite di iWork, Pages, Keynote, Numbers, che il suo costo complessivo sul Mac App Store è 48 euro. Normalmente costerebbe 79 euro. Veramente, veramente molto risparmio. Che tutto questo sia dovuto al CD, alla semplice CD con i libretti, Non si sa. Non si sa. Quello che posso dire è che sul Mac App Store chi lo vuole comprare costa meno. Costa meno, non ci può fare niente. Ok ragazzi, non ci può fare niente, costa meno. Meglio risparmio. Ok, poi niente, il Mac App Store sembra che stia facendo il giro del mondo e tutti la vogliono vedere. L'ho provato, bene. Sembra innovativo. Ma adesso mi sorge un dubbio. Che le applicazioni caraccate? Le caraccate, insomma, non diciamo proprio legalissime. Il dubbio invece viene: il Mac App Store o non lo mettono o si possono installare anche applicazioni isolate e che non vanno comunque a integrarsi nel Mac App Store. Perché non so se avete presente, questo vi può ricordare qualcosa? iPhone. Bene, alcune applicazioni nonostante sono caricate e installate in IPA, come il file.ipa, cosa succede? Si integrano con l'App Store, vengono aggiornate all'App Store. Poi vi dice che non possono essere aggiornate, però si integrano. Quindi mi fa pensare che questa cosa può succedere con il Mac App Store. Si sa niente, ancora non si sa niente, ragazzi. Aspetto nuove notizie dal mondo. Lacheraggio, chissà. E nessun tipo di aggiornamento al momento per quanto riguarda il jailbreak. Nessun tipo di aggiornamento. Altra news veramente bella e lieto, io penso che ci stia arrivando, insomma, dalla direzione, diciamo così, Apple, riguarda delle notizie sull'Apple Store, in quanto gli Apple Store devono rimanere aperti anche durante le ferie. Questa è una notizia arrivata, in quanto molto probabilmente ci sarà un rilascio di un nuovo prodotto Apple. Alcuni dicono l'iPhone 5, altri dicono l'iPhone di quinta generazione, molto presto ancora. Altri dicono, potrebbe essere l'iPad di seconda generazione. Ormai, secondo la classica routine di rinnovo dei prodotti Apple, dovrebbe essere a febbraio, giunto questo momento. Non si sa ancora nulla di preciso. Alcuni dicono che sia l'iPhone CDMA, non si sa. Comunque si sa che qualcosa di nuovo sta arrivando, un dispositivo nuovo, quindi dobbiamo aspettarci di tutto da Apple. Noi non ci dobbiamo lasciare perdere nessun colpo, in quanto non so che penso che voi sappiate, ve l'avevo anche detto, mi sembra, che l'iPhone del penso che ormai tutti sappiate, come vi ho detto anche, mi sembra, nell'altro video, che il primato dell'iPhone è stato battuto. Quindi penso che potrebbe essere anche che Apple si sta mettendo al lavoro, già si era messo al lavoro per migliorare i suoi prodotti. E magari un 4G, penso, una cosa così, in 4G, se scusate l'intermedio, qualcosa così magari, io non dico, queste sono idee mie. Molti dicono infatti molto l'iPad 2, cioè scusate, seconda generazione, molto gettonato come ipotetica alternativa, diciamo, come prodotto che probabilmente avrebbe lasciato, in quanto ormai è arrivato il suo periodo di rinnovo, secondo Apple, e forse così sarà. Ragazzi, vi saluto, per il momento le notizie sono finite, alla prossima. Aspettate che il prossimo video degli errori durante